A tutti voi il mio saluto fraterno e cordiale. Siamo alla 14ª domenica durante l'anno, ma che si ricollega in un modo molto stretto alla precedente, in cui San Luca ha cominciato a descrivere il cammino vero di Gesù. E guardando al cammino vero di Gesù, che va verso Gerusalemme per realizzare la sua missione di Salvatore. Ecco, guardando al cammino di Gesù, i discepoli, anche se fanno fatica, ma devono ripercorrere lo stesso cammino. Domenica scorsa ci si è presentato il come, le condizioni del seguire Gesù. Oggi, proprio attaccato a come il Vangelo è finito, c'è il seguito, come annunciare quel Vangelo, quel Gesù che si segue. Quindi noi, come credenti, proprio seguendo questa evangelizzazione di San Luca, siamo chiamati a diventare come Gesù per annunciare Gesù, che poi è il tema ricorrente di Papa Francesco, come lo ha detto in un modo unico, come lo sa dire lui nell'Evangelii Gaudium, dove addirittura ha unito con una parola che non esiste due parole: discepoli attaccato missionari. Se sei discepolo, sei missionario. Non puoi essere missionario se non sei discepolo. E ancora di più, abbiamo appena celebrata la grande solennità dei due giganti, discepoli e missionari apostoli, Pietro e Paolo. Quando sono diventati discepoli, subito sono diventati missionari. Allora, questo Vangelo, legato al Vangelo di domenica scorsa, ci deve veramente coinvolgere. Tutti noi siamo discepoli, coloro che devono diventare discepoli di Gesù, che devono diventare altri Gesù, ma siamo anche i missionari di Gesù, coloro che devono con la vita, con le opere e con le parole portare Gesù a chi non lo conosce. E allora in questo Vangelo che adesso ci mettiamo ad ascoltare, cerchiamo di stare attenti. Chi deve evangelizzare? Cosa deve evangelizzare, come deve evangelizzare, da chi soprattutto e a chi in modo particolare deve rivolgersi. Ma la prima parola spetta al Vangelo che adesso ascoltiamo insieme. Dal Vangelo secondo Luca. Dopo questi fatti, il Signore designò altri 72 e li inviò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe». Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il regno di Dio. Ecco, abbiamo ascoltato questo discorso missionario, ma attenti, rivolto non agli apostoli, ai dodici, rivolto a tutti i cristiani di tutti i tempi. Mentre Matteo ha un discorso missionario rivolto ai dodici, Luca ha due discorsi missionari, uno rivolto ai dodici nel capitolo 9 e questo rivolto a
ai 72 discepoli, a tutti i discepoli di tutte le nazioni, perché si riteneva che 72 fossero le nazioni del mondo di allora, ed è inserito nel grande viaggio che Gesù fa. Allora, nel nostro grande viaggio di cristiani nel mondo, per il mondo, che tu sia sacerdote o che sia qualcos'altro, ma sicuramente sei cristiano, tu sei mandato da Gesù a portare la sua parola, la sua persona, la sua salvezza. Quindi alla prima domanda, ma chi è evangelizzatore, chi è missionario? Ogni cristiano, ogni vero discepolo, discepolo missionario. Se tu hai nel cuore l'esperienza formidabile di aver incontrato Gesù Cristo, non puoi tacere. Dirà San Pietro con una espressione stupenda: noi non possiamo tacere, ci avete messi in carcere, ci minacciate di morte, ma noi non possiamo tacere ciò che abbiamo udito, ciò che abbiamo visto, ciò che abbiamo sperimentato. Dirà il buon San Giovanni all'inizio della sua prima grande lettera: quello che abbiamo visto, che abbiamo sentito, che abbiamo toccato, che abbiamo sperimentato, noi lo dobbiamo annunciare a voi, perché la gioia di Cristo, la comunione in Cristo sia per tutti voi. Ma anche quando San Luca parla della Madonna, appena lei è riempita di Spirito Santo ed è riempita della presenza divina di Dio che si fa carne nel suo grembo, subito si mette in cammino e ancora cammina per tutte le strade del mondo a riferire, a raccontare di Dio, delle esperienze di Dio, dei doni di Dio. Quindi ogni vero credente è un discepolo, cioè uno che diventa discepolo e subito diventa missionario. A chi, prendiamo le varie domande, a chi deve essere rivolta la parola di Gesù? A far conoscere Gesù, l'annuncio che Lui è l'unico Salvatore, l'unico Mediatore, l'unico Pontefice, l'unico ponte che può unire l'uomo a Dio e gli uomini tra di loro. Deve essere rivolta ai lontani, a quelli che non credono, ma in questo Vangelo particolare di Luca, e mi piace sottolinearlo, si sottolineano due categorie. Primo, andate di casa in casa. Secondo, entrando nelle città. E lo voglio sottolineare perché nel mondo d'oggi queste due realtà hanno un bisogno estremo di essere rievangelizzate. Andate di casa in casa. La casa, la famiglia. Oggi la famiglia è la sfida della Chiesa, oggi la famiglia è la scommessa della Chiesa, oggi la famiglia è la speranza del futuro, è il luogo dove si gioca il destino dell'uomo, perché l'uomo nasce in una famiglia, cresce in una famiglia, muore, speriamo, in una famiglia, viene aiutato, sostenuto, viene aiutato a scoprire chi è, cosa deve fare e a fare la sua parte, tutta la sua parte in una famiglia. Distruggete la famiglia e il mondo è distrutto. Chiudiamo le case e si aprono le carceri. Quindi questa attenzione che Gesù rivolge, in particolare chiede che sia rivolta alle famiglie, è attuale, moderna, necessaria, estremamente necessaria. La famiglia è il dono più grande per la vita che ci venga mai dato, che ci sia mai dato, ma la famiglia oggi è misconosciuta, combattuta, condannata. Si parla e si sparla di famiglia, le famiglie sono deboli, sono fragili, i giovani che si preparano al matrimonio amano il matrimonio, sono sinceri, ma sono fragili, sono deboli e spesso non sanno resistere ai tanti attacchi. Quindi evangelizzare la famiglia, naturalmente cominciando a evangelizzare i giovani, perché non è che oggi mi sposo e oggi cambio. Io comincio a sposarmi da quando sono nato, io comincio ad essere prete da quando sono nato. La seconda realtà mi pare ancora necessaria e è un dono di Dio che ci venga indicata, la città. La città vuol dire dove gli uomini vivono, come gli uomini vivono e che cosa devo portare a queste famiglie e a questa città. La pace,
quello che proprio non c'è. Oggi la pace non esiste, non ce l'ha l'uomo nel suo cuore, non ce l'hanno le famiglie, non ce l'hanno le città, gruppi contro gruppi, interessi contro interessi, indifferenza nel migliore dei casi, popoli che si fanno guerra, attentati alla vita umana, attentati alle realtà umane, distruzione di città, tragedie, eccidi, cioè qualcosa di cui aver paura. Allora bisogna portare il Vangelo della pace, il Vangelo dell'amore, il Vangelo di una vita nuova, il Vangelo che ci riporta al comando che Dio ci ha dato mettendoci al mondo: coltivate la terra, coltivatela, custoditela. La terra non è né coltivata né custodita, la casa non è né coltivata né custodita, le città non sono né coltivate né custodite e a volte sono disumane. Ecco allora che l'impegno alla evangelizzazione in questi luoghi, non solo questi luoghi, ogni luogo deve essere evangelizzato, ma voglio sottolineare questi due aspetti che oggi vengono presentati in modo particolare. Terzo, cosa deve evangelizzare? Che Dio, il regno di Dio è in mezzo a voi, che Dio è venuto, lo puoi avere nel cuore, lo puoi far entrare in casa tua, lo puoi tenere presente nella politica o nei rapporti in una città, in rapporti sociali, perché se è presente Lui ci sarà la pace, ci sarà la gioia, ci sarà la fraternità, ci sarà la verità. E questo Gesù è morto, è stato crocifisso, quanto si parla in queste letture di oggi di croce, è stato crocifisso, cioè è morto per dare la vita agli altri. Oggi non si può ammazzare per illudersi di avere la vita, oggi si ammazza, oggi si schiaccia chi è di fronte a me perché lo vedo come un ostacolo, pensando di avere una vita migliore ed ho una vita indegna per me e per gli altri. Gesù invece con la sua croce mi dice che io mi faccio crocifiggere, io mi privo della mia vita perché tu, perché tutti abbiano la vita. E sarebbe interessante approfondire questo aspetto, ma senza dilungarmi, è interessantissimo che poi lo si trova anche nel discorso missionario rivolto ai dodici e che ha cambiato la vita di tanti, a cominciare da Francesco d'Assisi. Bene, come evangelizzare? Attenti, a due, è la comunità, non è più il singolo, io che sono bravo, io che sono migliore, io che sono il Superman. No, è la comunità che evangelizza, il suo modo di essere, di vivere, che ti fa vedere che cosa Gesù ti offre. Quindi andate a due, cioè andate come comunità nel mondo a far vedere qual è la verità che Gesù porta, come cambiano le cose se tu accogli il messaggio di Gesù Cristo. Secondo, andate senza mezzi umani, poveri, perché non è il mezzo umano eclatante, lo stupire, il folklore, gli spari, una processione che lascia a bocca aperta. Non si tratta di lasciare a bocca aperta nessuno, nessuno. Si tratta di convincere che Dio è vero, perché tu l'hai sperimentato. Pietro e Paolo raccontavano della loro vita, della loro conversione, di quanto Dio aveva fatto, e dicevano alla gente: ah, ma questa è la strada. Se Paolo, se Pietro, se i martiri di Roma, se Papa Francesco, se i santi hanno vissuto così. Quindi si tratta davvero di essere poveri, poveri di mezzi umani, ma ricchi di un'esperienza di fede che dovunque tu la presenti, o se non la presenti, fa cambiare, costringe a riflettere, costringe a rivedere le proprie posizioni, costringe a rivedere i propri modi. Un altro modo è la croce. Se Gesù ha salvato tramite la croce, tu non puoi escludere il sacrificio, la rinuncia, il fallimento. Dice: se non vi accolgono, interessante, più di una volta dice il Vangelo, se non vi accolgono. Invece, quante di noi, e anch'io, come tutti voi, dove misuro a volte il successo dell'evangelizzazione? Dal successo, dalla folla, dalla presenza numerosa? No, se non vi accolgono, continuate ad annunciare. Non è la folla, non è il successo, la croce fa parte dell'evangelizzazione. E allora oggi, come ieri, come ai tempi di Pietro e di Paolo, oggi è necessario portare Gesù Cristo, ma quel Gesù che tu hai incontrato sulla via di Damasco,
quel Gesù che ti ha guardato quando tu l'hai tradito e ti ha fatto capire che ti perdonava e ti ha fatto rinascere, quel Gesù che veramente è entrato nella tua vita, per cui i tuoi pensieri, le tue azioni, il tuo modo di vivere oggi non è più il tuo, ma il suo, dirà il buon San Paolo, non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. E la gente non hanno bisogno di me, di te, hanno bisogno di Gesù Cristo, diceva un gruppo di operai, mi piace chiudere con questo, a un sacerdote che voleva fare teorie politiche, sociali, sul lavoro. Padre, noi abbiamo bisogno di Gesù Cristo, ci parli di Gesù Cristo, ci porti Gesù Cristo, il mondo di oggi ha bisogno di Gesù Cristo. È una domenica impegnativissima. Come evangelizzare? Poi i modi pratici, basta guardare il Papa, con i suoi gesti, con le sue provocazioni, cioè con il suo modo di fare che ti spiazza, ma dove tu vedi in controluce Gesù Cristo, non cerca se stesso, cerca Gesù Cristo, non cerca il suo bene, cerca di andare incontro, di farsi fratello di ognuno. Bene, andate, questo è il comando di Gesù e l'augurio mio è, l'ho riservato per la fine, è qualcosa che ci lascia senza fiato. Andate, io vi mando, attenti, come agnelli in mezzo ai lupi. Oddio mio, i lupi mangiano gli agnelli? No, sono gli agnelli che mangeranno i lupi. È la mitezza, è la bontà che cambierà il mondo. Delle 8 beatitudini, l'unica che riguarda il mondo è la mitezza. Siate miti e dominerete la terra. Ecco, andate, vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Puoi non crederci, ma è la bontà, è l'agnello che domina, conquista il lupo. Noi ci proviamo con la grazia di Dio. Buona e santa settimana.